Salutiamo gli amici di YouTube collegati in questo momento. E salutiamo gli amici di Radio Milano TV che in questo momento ci stanno ascoltando. Sono qui con Louise Haller. Per chi ci segue in orizzontale, diciamo, ci sono anch'io in rosso, mi sono vestito così un po' casual, devo dire, anche perché poi. Siamo, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo arrivati veramente in notturna, abbiamo messo a dura prova Louise Haller che già conosciamo, stella Michelin dal 2009, Nove, sì. ecco al 2016, quindi 7 anni di stella Michelin qua vicino, a parte alta di Merano, e, in un relais chateau che sta mantenendo tra l'altro la stella e quindi poi cosa è successo dopo quel fatidico Ferragosto del 2015? Dopo Ferragosto eravamo al castello di Frasburg e ci siamo imbattuti in Louise Haller che effettivamente deteneva la stella da parecchio tempo, ma evidentemente aveva avuto Sì. un'offerta, non so come dire, un'offerta che non si poteva rifiutare, non lo so, è un'offerta oppure è stata, sì, come dire, c'è anche un film, tra l'altro, una proposta Sì, indecente, sì, no? sì, sì. Come cos'è successo? Ma è successo niente, ho visto quella casa qua, no? Come quel schlosser qua, no? Della Birreria Forst, no? E mi è Che è piaciuto particolarmente moltissimo. nota qua, Sì. E dopo sono arrivato di qua, no? Cioè, qua la Perché. conoscono tutti la Forst, cioè la Sì, sì. Forst è la parola d'ordine fra Bolzano e Merano. Ci sono ristoranti che si chiamano Forst con migliaia di coperti, pasti tutti i giorni, pranzo e cena. Insomma, la Sì, Forst, sono ecco. anche questi i ristoranti, no? Ma adesso abbiamo fatto quel ristorante qua con poco posti, no? E proviamo di fare solamente nella stuva vecchia qua, con solo 3 tavoli. Facciamo adesso anche un ristorante gourmet, dove facciamo le birre anche vicino delle piatti, no? O anche i vini, no? Chiaramente tutto in funzione della birra, cioè la Sì. Forst chiaramente fa questo per far capire chiaramente che anche la birra, io ho già provato tra Sì. l'altro, quindi menù degustazione con birre abbinate gratis, questo va detto, nel menù degustazione le birre sono, almeno erano, non erano, ecco, forse Gratis per il lancio, ecco, niente, quindi, no, però gratis ecco, ricordo con piacere che come dire, c'era in omaggio questa cosa che poi è finita. sì, Come con tutte però le cose belle, però ecco, sì, si può facciamo fare anche un menù. una degustazione di Sì. birre abbinate appunto ai piatti, ci sono anche delle birre inedite, Sì. quindi che solo qui, chiaramente, nella foresteria, chiamiamola così, della birreria Forst, in Sì. località Lagundo, Sì, diciamo dove fa nella poi. foresta, ecco, quindi bene, bene, quindi complimenti per questa cosa che poi è iniziata praticamente fra. Diciamo il relais chateau e in questo momento qui a Schloss Wirth, Schlossfest? ecco, Sì. praticamente c'è stata una tappa intermedia che poi si mantiene, che è una manifestazione natalizia, Sì. quindi è un grande ristorante che si trova a pochi Sì. metri, che si chiama? Ecco. Felsenkeller, no? Di là abbiamo un ristorante di gourmet che è solo aperto durante quel periodo di Natale, no? Quelli sette Cioè settimane, questi no? giorni, Sì, quindi questi ecco. giorni, no? E abbiamo solo aperto la sera, sì, facciamo anche una cucina gourmet con le birre della Brauerei Birreria Forst. Lì i vini. Ecco, Non abbiamo i vini, lì vanno bene abbiamo perché solo. sarebbe anche controproducente, mentre invece qui, noi in questo momento siamo proprio nella Stube. Ecco, Sì. questo è il legno della Stube che si Luis chiama Stube. Louise Stube. Luis Ecco, Stube. quindi avevamo Sì. già pensato che un giorno sarebbe arrivato uno chef particolarmente stellato, che ha detenuto tra l'altro la stella anche nel 2016 quando era già in questo festival. Quindi Louis Allo è stato preso stellato e l'hanno portato appunto in questa cosa. Quindi gli hanno fatto sicuramente una proposta che qui non vi possiamo descrivere, immagino sia top secret. Ecco, quindi l'ingaggio. Bene, bene, bene. Complimenti con noi, facciamo anche la proprietaria, l'attuale proprietaria della Forst, la signora. Frau Ecco. Formanstein, sì, anche la figlia Celina Ecco Formanstein. che si sono Sì. occupati di questo riallestimento di un albergo, ristorante, una locanda, perché Sì. poi Sì.
Devo dire, io ieri sera, per varie vicissitudini, perché chiaramente con questo diciamo ponte dell'Immacolata, che per i milanesi è il Sant'Ambrogio, praticamente sono partiti tutti per la montagna, perché stranamente quest'anno c'è la neve. Perfetto, ecco, siamo quindi, anche contenti. Quindi il Brennero, due corsie, chiaramente siamo arrivati praticamente notte fonda. E quindi, come succede nelle locande, a volte si arrivava con i cavalli, con le carrozze, noi siamo arrivati praticamente con una Fiat. E praticamente siamo riusciti anche a mangiare qualcosa dalla carta, diciamo, del bistrò. Purtroppo non abbiamo fatto l'esperienza gastronomica, quella che chiaramente vale la stella, indubbiamente. E abbiamo provato comunque questo bistrò che sta funzionando molto bene. Sì, abbiamo, come anche qua nel Schloss Wirtforst, abbiamo un bistrò che facciamo le due stuve fuori, che abbiamo visto l'ultima volta. E abbiamo quella stuve qua gourmet, no? Quella stuve qua gourmet con solo quelli tre tavoli, no? Cioè 4, 6 e 2, cioè praticamente un tavolo da 2, che sì. Questo è quello da 4. Quello è da 4, poi ce n'è 6, uno da 2 qua, da 2. E questo, sì. E questo qua dietro è normalmente da 6. Normalmente, quindi riuscite a gestire, sì, bene le prenotazioni. Sì, sì. Ma chiaramente i gruppi da 6 devono assolutamente venire qua. Ecco, quindi molto bene, dice no, siamo in 6, andiamo là, cioè il nostro tavolo, forse lui in 8. Ecco, quindi la cosa avrebbe qualche difficoltà, ma immagino che fosse una formula che funzionava forse anche ai tempi, perché quanti secoli stiamo parlando, cioè questa stube, questo edificio esiste dal 1300. Ecco, quindi, sì, quindi sì, molto probabilmente è una cosa che si ripete, allora sì. Evidentemente qui, essendo in una strada trafficata, ma non sembra, perché siamo veramente a foresta, proprio nel vero senso della parola, in mezzo agli alberi, sì, e sì, alla natura, ma in realtà qui finisce l'autostrada che porta qua, che porta dall'autostrada del Brennero, porta a Merano, una strada a quattro corsie, gratuita, però qui termina e poi si entra in Val Venosta. Questa è, sì, diciamo un po' la porta, il passaggio obbligato. Immagino che nei secoli scorsi arrivassero veramente con le carrozze, che sì, ci, sì, fosse una sorta di cambio delle carrozze, immagino, ecco, quindi che ci fosse qualcosa del genere. Quindi chiaramente i viandanti poi dovevano essere i ristoranti, le locande, come dire, il fuori casa, sì, nasce in questo modo, sì, ecco, sì, quindi sì, anche se magari molti chef hanno lavorato solo in ristoranti che non hanno le camere, in realtà il preparare da mangiare appunto in un certo modo e coccolare il cliente nasce proprio, sì, per, sì, un'esigenza normalissima del no? Sì, una sorta, sì, di viaggio Reims di Rossini, ecco, quindi era successo di tutti i colori in questo albergo appunto raccontato nell'opera, visto che ieri c'è stata anche alla Scala, c'è stata la prima dell'Andrea Seignet. Bene, sì, bene, bene, quindi una stube alla fine, se sommiamo 6 più 4 più 2, diventano 12. Sì. Ecco, quindi questi sono i posti, sì, chiaramente, questi, che bisogna prenotare e bisogna organizzarsi, perché chiaramente bisogna venire. Sì, abbiamo solo aperto anche, si vedeva anche per l'apertura, abbiamo aperto giovedì fino alla domenica sera e solo alla sera, no? Ah, ecco, sì, questa è la formula, diciamo, invernale o tutto l'anno? Tutto l'anno. Tutto l'anno, tutto questa l'anno. È la nuova formula che hanno messo a punto chiaramente, sì, durante, sì, l'estate, perché il ristorante è aperto da giugno. Da primo maggio. Da primo maggio. Sì, sì, ecco, abbiamo aperto il ristorante e anche le camere. Ecco. Piatti, parliamo di piatti, tra l'altro se volete mangiare il tartufo non andate a Alba, venite qua perché qualcosa c'è. Speriamo che viene ancora un po', no? Perché quest'anno è pochissimo, no? In giro. Sì, però almeno qui c'è, almeno noi l'abbiamo visto, l'abbiamo anche provato, buona... sia a colazione, perché poi c'è una colazione, è stata appena servita, e c'è chiaramente la cena, come anche appunto il pranzo. Piatti che possiamo segnalare, piatti che rimangono nel tempo, e questi sono praticamente 10 anni di Stella Michelin, no? In un certo senso di attività, ecco, sì, sì, perché poi lo chef, quando chiaramente riceve una stella, rimane segnato, sì, sì, ecco, sì, come, sì, vedete, sì, Luis Haller è segnatissimo da questa cucina, si vede che insomma è uno che cucina bene, ecco, quindi grazie, ecco, grazie. Rimane, quindi in questi 10 anni di attività da cuoco, comunque non più come dire executive di qualche un altro, cioè proprio piatto, sì, che è rimasto in questi 10 anni. Ma abbiamo sempre quel filetto di yogurt cotto sul fieno, no? Con la foie gras, è sempre un piatto che ho fatto gli ultimi 10 anni, né? E porta anche in futuro, no? Perché, sì, è un piatto migliore fino a me, no?
Sì. Questo è rimasto in carta, sì, quindi sì. Rimane questo sempre. Rimane sempre, no? Mm. E anche i clienti vengono per quel piatto. Ah. No? Perché quando lo trovano sulla carta chiedono subito, ma com'è? Mm. Abbiamo mangiato già 6 anni fa, è così buono, è possibile di... No? E così rimane, ecco, lascia sopra. Qual è, no? Qual è il segreto? Ce lo possiamo dire? C'è un segreto nella la combinazione, no? Sì. Ma anche l'acquisto di quella carne, cioè quella carne, quel cervo deve essere. Sì, perché anche il fieno non è che prendo su una maglia, quella maglia conoscono, è sopra di 2000, no? E mi portano qua. Quindi se non c'è quel fieno lì, il piatto non si non può fare. Non faccio il piatto. Ecco, non faccio il piatto. Quando il fieno non è veramente buono, non è anche il carne, no? Il carne viene dalle. Qua vicino, no, del mio contadino, no? Sì. E solo quando viene il carne di là mettiamo quel piatto sulla carta. No? La cosa che mi ha incuriosito nel bistrò è che ci sono, tra l'altro casualmente, per fortuna, insomma, c'è nella carta antipasti, mi sembra, freddi. Sì. Sì. Come nasce questa cosa di fare degli antipasti freddi che sono praticamente utili per un albergo come questo, in fondo è un albergo di buonissima categoria, sono 4 stanze, c'è anche un appartamento fra questi 4, quindi sono comunque insomma, camere molto ampie, e quindi chiaramente i clienti come noi possono arrivare come ai tempi, anche magari in leggero ritardo. Chiaro, questi sono piatti che magari insomma sarebbero utili anche che sono gli hotel 5 stelle lusso per il cliente che arriva in aereo, arriva chissà da dove, arriva alle 3 di notte. Quindi ecco, ricorda molto questi menù 24 ore dei, no? dei grandi alberghi, quindi sì, antipasti freddi. Ecco, ce ne sono alcuni in carta. Da dove nasce questa cosa? Di proporre una cosa casuale? C'è questa tradizione di si usa qui da voi? Si usa antipasti freddi? No, non tantissimo. No. Quindi è una cosa originale, così. E quindi fra questi piatti freddi abbiamo nella carta del bistrò? Quelli... Antipasti freddi? Sì. Ecco, c'è quindi, ad esempio, io ho provato... Il tartar, no? Sì, c'era il tartar di tonno, esatto. C'era un capaccio di tonno. Capaccio di tonno, esatto. Abbiamo quello soufflé di caprina, abbiamo... Ecco. Sì, abbiamo... Sono piatti freddi, però sono realizzati chiaramente con le tecniche chiaramente di alta cucina. Quindi il piatto chiaramente. Sì, pochettino. Ecco, però è un antipasto freddo, però come molte volte qualsiasi cosa, anche un hamburger si potrebbe fare a livelli gourmet, chiaramente usando tutti gli ingredienti, di buona qualità. Sì, è un'idea, no? Bene, caro chef, grazie. Bene, altri riconoscimenti che sono arrivati, intanto vedete che questa è l'LH di Louis Haller. Sì. Altre cose che sono successe in questi ultimi mesi, si stanno accorgendo chiaramente. Lavoriamo molto molto bene, no? Ecco, questo che quella è la cosa. Si devo dire, no? Sì. Siamo molto molto contenti, no? Che... Certo. Anche qua dentro nella stube gourmet, no? Quelli 3 tavoli sono quasi sempre pieni, no? Sì, siamo molto contenti, andiamo avanti così. E abbiamo qui in stube gourmet abbiamo un menù. Sì, abbiamo 2 menù, no? Abbiamo 2 antipasti, 2 primi, 2 secondi, e dopo abbiamo 3 dessert, no? Dove si può scegliere come vuole il cliente. Questa è la scelta. Questa è la scelta. I 2 menù si differenziano. Sì. Questi 2 menù sarebbero 2 proposte. Sì, due proposte dello chef. Sì, come l'antipasto, no? Adesso abbiamo sopra la foie gras con le ciliegie e anche una piccola variazione, e l'altro piatto è l'astice con i pfifferling, con porcini, sì, dopo come i primi, no? Quindi sono 2 menù, uno diciamo sulla carne e uno sul pesce, sì, possiamo sì. dire la differenza. Sì, sì. È un po' ma questa. Si può combinare come vuole il cliente. Ecco, no? Perché alla fine sono piatti che si possono richiedere anche separatamente. Sì, sì. E quando uno dice che vuole un menù di offerta, facciamo anche qualcosa fuori dalla carta. Non è mica problema, no? Quindi lo chef si può sempre inventare qualcosa. Sì. Ad esempio, sì, siamo sempre dentro, ieri sera, per questi viandanti arrivati in ritardo, è arrivato un tagliolino, che normalmente come viene fatto il tagliolino nel bistrò? Normalmente il tagliolino facciamo su una crema di ceci e sopra mettiamo il speck croccante che viene qua vicino al nostro contadino, normalmente, no? Ecco. E qua dentro facciamo
con il tartufo bianco e con il cuorlo. E... Sì, sì. Facciamo un po' piatti raffinati. Ah, ecco, quindi c'è una parte di tuorlo che avevo notato, ecco, nel tagliolino che ci è arrivato. Sì. Ecco. È un po' di confino, certo. 24 ore dentro nel un po' di burro aromatizzato, no? Proviamo sempre di fare un po' di piatti migliori, buoni, parliamo così, no? Con un po' di tartufo bianco. Per quanto concerne i dolci, c'è un pasticcere? O... Sì, abbiamo un pasticcere, sì. È arrivato fra poco, no? È molto molto in gamba, no? Sì, andiamo avanti così, ce l'ha anche le sue. Cioè, appena arrivato? Sì, ecco. 3-4 settimane fa. Sta facendo gli stessi dessert di prima o ha già inserito qualcosa? No, è anche stato in altri belli ristoranti, no? Io ho visto, no? Ho visto il suo curriculum, no? Sì. E ho visto che ha lavorato nei ristoranti migliori, buoni, no? È arrivato, certo, qua molto motivato e adesso andiamo avanti così. Bene, bene, quindi ha già un dessert interessante il pasticcere? Ha già creato qualcosa? Sì, adesso abbiamo una sfera sopra di... Ecco, che abbiamo provato. Sì, sì, quella. Il cioccolato. Sì, quella una cosa... di caramello, no? Che si scioglie un po' con frutti di bosco dentro, con papavero. Sì, sì. Adesso abbiamo quegli aromi, no, di Natale, no? Che mettiamo un po' di cannella, di ecco, perché c'è chiaramente questa atmosfera natalizia. Sì. La crème brûlée è a forma di cuore, ad esempio. Sì, sì, sì. Ecco. Quello è un nuovo dessert del pasticcere? Sì, è creato lei, no? È una donna? Sì, sì, ah, ecco. È molto in gamba. Bene, bene, bene. Poi è italiana? Sì, sì. Ciao. Si chiama? Francesca. Francesca, cognome? Francesca. Sì. È Francesca. No, perché Battisti diceva non è Francesca. No, invece è Francesca la pasticiera. Sì, sì, è molto motivato. Benissimo, no? Siamo molto contenti. Benissimo, benissimo. Carina magari, sì, sì. Anche. Che non forse l'abbiamo incrociata prima. Abbiamo visto forse passare. Bene, forse. Bene, bene. Grazie a Luisa Haller. Qui noi poi torniamo, chiaramente, perché qui è appena iniziata l'attività e i clienti arrivano, eccetera, eccetera. Il prossimo anno magari si torna e vediamo appunto quelli che chiaramente sono arrivati dopo, perché chiaramente era facile, insomma, uno chef con così tanti anni con la Stella Michelin si sposta, chiaramente l'abbiamo inseguito, l'abbiamo cercato. E lo siamo venuti appunto a trovare, saranno belle sorprese sempre con Luisa Haller. E buone feste, grazie, visto grazie, che noi per festa. Quelli che ci seguono poi a parte in diretta in radio, poi andiamo in registrato, praticamente questa cosa l'abbiamo fatta il giorno 8 festivo, Immacolata Concezione, come si chiama qua in tedesco, come si dice qua a Bolzano, Merano, questo giorno qui. C'è un nome che io chiaramente non ricordo e non riuscirei a pronunciare. Devo pensare. So, me l'hanno detto, guarda che oggi è, poi magari è la traduzione di Immacolata Concezione. Sì. Bene, bene, grazie. Buone cose, noi ci sentiamo presto.